volta che entriamo in relazione con la persona, noi stiamo comunicando. Secondo assioma, per ogni comunicazione esiste una metacomunicazione. Non è tanto il contenuto che noi trasferiamo attraverso il verbale, ma tutto quello che viene percepito attraverso l'incongruenza tra quello che diciamo e come lo diciamo. Quindi esiste sempre una metacomunicazione, qualcosa che va oltre la comunicazione. Terzo, ci sono due tipi di comunicazione, l'analogica, costituita da immagini e da segnali e segni, e la digitale, costituita dalla parola. Ultimo assioma, ma non ultimo, ci sono due tipi di comunicazione simmetrica, quando la persona con la quale comunicate è sulla stessa vostra altezza, quindi la stessa simmetria, come potrebbero essere due fratelli, due colleghi e due collaboratori, e complementare quando i livelli sono diversi. Quindi madre figlio, networker e potenziale cliente e quant'altro. Ci ricordiamo che comunque, che ci piaccia o non ci piaccia, noi siamo all'interno di reti di relazioni, reti di amici, reti di collaborazione, e in qualche maniera, per un discorso di collegamento, noi siamo collegati tutti quanti. E quindi quando io influenzo una prima sfera, posso in qualche maniera, attraverso altre tecniche, attraverso comunque la divulgazione di parole, di contenuti e comunque di messaggi, influenzare anche le persone che sono collegate, non collegate direttamente a me. Quindi questa rete, noi possiamo essere o attivi nella rete, quindi influenzarla e guadagnare questa rete, oppure essere influenzati ed essere dipendenti da questa rete. Perché adesso andremo a premiare la squadra che ha vinto. Ovviamente vi ricordate che la competizione, la collaborazione è atta a creare collaborazione e condivisione per i membri del Freedom Team attraverso i quattro punti, quindi la partecipazione agli eventi, l'inserimento di nuovi associati, l'aumento del volume di affari del vostro personal, dei punti personali, e il quarto, competizione a sorpresa, tipo quella che abbiamo fatto oggi. La comunicazione efficace: per comunicare in maniera efficace bisogna conoscere e gestire i livelli di comunicazione, quindi verbale, non verbale, paraverbale. Bisogna avere un buon obiettivo, perché se non ho un buon obiettivo tendo a chiacchierare, ma se ho un buon obiettivo tendo a comunque focalizzare tutte le mie tecniche e le mie attenzioni e le mie energie sul mio obiettivo, quindi è più facile che riesca a comunicare in maniera efficace. Terzo, devo avere una buona autostima, quindi avere una buona visione di me, e soprattutto entra in gioco quando andremo a gestire e conoscere le posizioni esistenziali. Le posizioni esistenziali è il rapporto tra noi e le altre persone, che sono quattro. Io valgo, tu vali, ok? Comunicazione assertiva. Io valgo, tu non vali, comunicazione aggressiva. Io non valgo, tu vali, comunicazione passiva. Io non valgo, tu non vali, assenza di comunicazione. In più bisogna avere la capacità di ascoltare, perché tendenzialmente parliamo molto ma ascoltiamo poco. La comunicazione è soprattutto ascolto. E poi bisogna conoscere e gestire le modalità di comunicazione, che comunque sono aggressiva, passiva e assertiva. Questo qui è davvero... Quando ho in mente un messaggio, quello che voglio dire è il 100%, se va bene, quello che dico è il 50%, quello che viene ascoltato è il 30%, quello che viene compreso è il 15%, quello che rimane, viene ricordato, è il 5%. Quindi, se io comunico in maniera efficace, queste percentuali possono crescere. Ok? Quindi è più importante non quello che diciamo, ma come lo diciamo. Come si crea la realtà? La realtà è costituita da avvenimenti o relazioni che viviamo nella realtà, che generano un pensiero, però questo pensiero può essere filtrato, influenzato da cultura, programmi mentali dettati da esperienza o traumi, amici, media o da tutte le sfere di influenza. Sulla base di questo pensiero viene creato uno stato emotivo, sulla base dello stato emotivo viene creata una, viene presa una decisione, sulla base della decisione viene fatta un'azione, l'insieme delle azioni creano i risultati, e il risultato crea un nuovo pensiero.
Questa qui è la parte di comunicazione personale e interna, che è fondamentale prima di tutto comunicare bene con se stessi e comunicare poi col mondo esterno. Per migliorare, per far diventare efficace la comunicazione personale o comunicazione interna, è importante allineare conscio, subconscio e inconscio. Conscio è tutto ciò che è azioni, pensieri, emozioni, delle quali noi siamo consapevoli e viviamo in maniera diretta e responsabile. Subconscio fa parte di tutti quei programmi che non sono consci, ma sono automatici, ma noi volendo li possiamo riconoscere, tipo anche guidare la macchina. E inconscio è il 95% del nostro stato di coscienza che non vediamo, ma influenza tutti i nostri comportamenti inconsapevoli. Per comunicare in maniera efficace, non è tanto quello che dico a livello conscio, ma quello che trasferisco a livello inconscio. L'inconscio si ripercuote soprattutto nel livello non verbale, quindi nell'atteggiamento, nella gestualità, nella gestione della prossemica, quindi nella gestione degli spazi. Ok? Quali sono i protagonisti della comunicazione? Sono tre: il messaggero, il messaggiato e il messaggio. Attenzione che quando noi trasmettiamo un messaggio può essere influenzato da pregiudizi, preconcetti, programmi mentali, quindi possiamo dare un messaggio influenzato o virussato, quindi un messaggio non perfetto, e dall'altra parte chi ascolta ha dei filtri dettati da un disaccordo tra il conscio e l'inconscio. Quindi per avere una comunicazione efficace devo prima di tutto comunicare in maniera efficace con me e poi devo aiutare l'interlocutore a comunicare in maniera efficace con se stesso. Dopodiché riesco a mettere in comune, perché comunicazione vuol dire, comunicare vuol dire mettere in comune. La comunicazione è efficace quando io mando un messaggio con un buon obiettivo e ho un buon ritorno, quindi comprendo che il messaggio è stato ascoltato. Ok? Bene. Domande? Un applauso. Bene.